Giovedì 30 giugno alle 18 presso la piazzetta della libreria UBIC di Cosenza, Giampaolo Frugiuele ha presentato la raccolta di poesie Altri Cieli, edita da Fontana di Trevi Edizioni. Con l'autore hanno discusso Paride Leporace, direttore del quotidiano della Basilicata, e Franco Araniti, poeta calabrese. Ma chi è Giampaolo Frugiuele? È un giovane poeta classe 1981, si è laureato in editoria e scrittura all'Università La Sapienza di Roma, vive in Francia dove ha in corso un dottorato in letteratura comparata, ha pubblicato Tempo imperfetto, Roma 2007 con la prefazione di Gabriella Sica, A un passo da tutto, Roma ebook 2009, Ribot Come si difende il mito, Roma 2011, ha inoltre partecipato a diversi festival e reading, tra cui Parco Poesia di Riccione, Roma Poesia, redattore di Quartiere Quadrimestrale di Cultura, scrive per Stilos, dove si occupa di letteratura e mondo intellettuale. È stato intervistato da noi da Franco Araniti. Ascoltiamo. Allora Giampaolo, intanto vorrei chiederti com'è nato questo libro e soprattutto rispetto alla nascita di questa raccolta che tu hai pubblicato, cosa c'è alle spalle di questa raccolta e dell'esperienza che tu assieme ad Emanuele e al gruppo Il Quartiere avete fatto per far nascere e crescere questa casa editrice con un suo spazio, una sua identità. Diciamo subito che la casa editrice, che è Fontana di Trevi Edizioni, ha un progetto culturale, ha un progetto editoriale culturale, quindi che va al di là della semplice pubblicazione dei testi come oggi fanno la stragrande maggioranza delle case editrici. Questo libro nasce fondamentalmente per porsi delle domande su quella che è la società contemporanea, quindi se la poesia è figlia anche della comunicazione odierna. E io mi son posto la domanda: a che livello la poesia è influenzata dalla comunicazione? La stessa domanda potrebbe porsi viceversa, no? E ci siamo resi conto con gli altri colleghi della casa editrice che la poesia oggi è parte fondamentale, parte fondativa della comunicazione e per questo motivo non può non tenere. Interesse per la poesia come casa editrice, avete altri tipi di interessi? E poi il linguaggio, quanto entra e quanto è condizionato e condiziona la poesia di cui parli? Parto dall'ultimo. Quando si parla di poesia, nell'immaginario collettivo si pensa subito al poeta laconico, al poeta che parla di cieli, di stelle, di sole. Invece la poesia contemporanea, secondo me, oggi deve dare particolare attenzione a quello che è il fenomeno della contemporaneità. Quindi la poesia deve parlare anche dei beat, non si può non parlare dei beat, non si può ignorare che viviamo in un mondo interconnesso, viviamo giornalmente in mobilità, ognuno di noi oggi ha un iPhone in tasca. Ebbene, la poesia, come si piazza in tutto ciò? E sono delle domande a cui vogliamo dare delle risposte. Quanto riguarda invece la nostra casa editrice, nasce anche per rivalutare dei testi non più editi, testi che importanti, che non sono più sul mercato. Abbiamo in pubblicazione dei testi di Tommaso Moro, che sono fuori dal mercato da circa un secolo. I prossimi testi saranno di autori francesi mai editi in Italia. Tra le altre cose abbiamo anche una raccolta piccolissima di Victor Hugo, che in Italia non è mai stata tradotta e proposta. Diciamo, siamo un po' una casa editrice che dà sì attenzione a quella che è la letteratura classica, ma difficilmente conosciuta, ma anche la casa editrice col marchio Quartiere Press, che dà particolare attenzione a quelli che sono i nuovi movimenti, i nuovi fermenti. Un'ultima curiosità per quanto riguarda le contaminazioni. Tu hai parlato della contaminazione, diciamo così, del linguaggio moderno. Quanto potrebbe rientrare, diciamo così, l'esperienza dialettale recuperata non in senso archeologico, diciamo così, in questa contaminazione, e anche l'esperienza gergale. Io penso che anche da un punto di vista non solo linguistico ma anche antropologico, la lingua italiana è la lingua che forse ha più dialetti, si compone di sfumature diverse e secondo me nella poesia è giusto pure che
rimangano anche nelle entità periferiche, quindi nelle entità locali, alcune radici di quel linguaggio. Perché nel linguaggio comune, nel linguaggio parlato a Roma, a Cosenza, a Milano, persistono comunque degli idiomi che appartengono ad una lingua più antica, che non è poi l'italiano, ma magari è il dialetto brescia per quanto riguarda la Calabria, oppure sono delle radici che appartengono al linguaggio francese in altre regioni. Quindi secondo me i dialetti nella lingua italiana di oggi servono per conoscere le origini, servono per mantenere fissa la memoria sulle origini di un paese e di una comunità. E anche per arricchirla, credo. Si arricchisce totalmente, esattamente. Non luogo commerciale. Oltre la città c'è una struttura di cemento che si confonde alle abitazioni per il colore scuro e i cavi d'alluminio inseriti nella periferia. Qui non passano più processioni sportive, grovigli di sposi, al limite la vecchiaia. È una terra santa dove crociati organizzano il culto dell'anima vuota, barattando sguardi con un bisogno sconosciuto, per scendere nel limbo e dirsi salvi dal non luogo. Franco, tu sei un poeta, hai scelto tu questa poesia? Sì, l'ho scelta perché mi sembra una poesia che sintetizza questa che è la raccolta di Giampaolo Purgioele e dà l'idea anche di tutte le altre poesie e del poema che introduce anche le altre sezioni. Bene, grazie.